Ciao bambini della scuola Arcobaleno, come va? State bene? Vi devo raccontare una cosa bella. L'altro giorno ero a scuola a prendere i libri, le cose che avevo lasciato, ed è arrivata la macchina del Parco Colli col signor Antonio a portare degli scatoloni con delle cose per voi. Sì, quando torneremo a scuola ci saranno proprio delle sorprese per voi. Ha portato questi cofanetti, queste custodie, con dentro quattro libri che raccontano le stagioni, l'estate, l'autunno, l'inverno, e spiegano con delle parole e delle belle fotografie tutti gli animali, gli alberi, le piante e i fiori che potete incontrare se andate a fare una passeggiata proprio lungo i sentieri dei colli. In questi giorni, non possiamo muoverci tanto, per cui, possiamo fare solo delle passeggiatine, magari lungo il sentiero di Villa Draghi o vicino alla Torre di Berta a Monte Grotto. Però, appena sarà possibile, con la bicicletta o a piedi potete fare un bel po' di strada. E poi ci ha portato anche delle immagini che raccontano che la primavera è proprio arrivata sui colli, anche se in questi giorni sono arrivati dei fiocchetti di neve un po' birichini. E quindi ci sono i campi, i prati pieni di soffioni e denti di leone, poi ci sono anche i vigneti con questi fiori. E poi ci sono, guardate che belli, stanno fiorendo gli alberi di mandorlo, di ciliegio, di pesco, proprio lungo i sentieri e i pendii dei nostri colli. A questo punto magari vi sarà venuta voglia di fare una passeggiata o anche un picnic, ma per ora non possiamo fare molte cose, possiamo farlo però come attività per passare un po' di tempo e come lavoretto con la carta. Guardate, io ho preparato un prato tutto fiorito con l'erba e anche la tovaglia per il picnic. La potete fare anche voi. Prendete un foglio, con i vostri colori disegnate la base per fare l'erba, i fiori. Poi se volete ci facciamo, lo pieghiamo prima a metà, un foglio. Se prendete un foglio grande così va anche meglio. Lo pieghiamo a metà. Qua ci facciamo due taglietti, in modo che poi si può tirare su e qua attaccare la tovaglia che prepareremo per fare il nostro picnic. La tovaglia la potete decorare come meglio preferite. Metto qua anche così, vediamo come diventa il prato da picnic. La tovaglia la potete decorare come meglio preferite. Io ci ho fatto anche un po' di frange qua in mezzo. Ritagliamo dai giornali o dagli opuscoli del supermercato le immagini di cose buone da mangiare, da portare per il vostro, per la vostra scampagnata, per il vostro picnic. E poi vi prepareremo, trovate poi tutto nel blog della nostra scuola, vi prepareremo anche degli animaletti che si possono trovare, che vi vengono a salutare durante la passeggiata, invece degli animali che proprio nei nostri colli non si possono trovare proprio per niente. E possiamo fare, se volete, anche uno di questi belli alberi di mandorlo, che potrete vedere proprio tutti fioriti sul sentiero, per esempio, del Monte Fasolo. Eccolo qua. Possiamo fare un alberello così, con del materiale da recupero. Quindi chiedete alla mamma di tenervi un sacchettino, per esempio, del pane. Lo sistemiamo in modo che possa stare in piedi così. Poi qua ci facciamo un po' di tagli che serviranno. Qua lo attorcigliamo per fare il tronco, dopodiché i vari pezzetti che abbiamo ritagliato li accartocciamo, li giriamo un bel po', anche tanto, li apriamo. Così come ho fatto io,
e con i colori con dei pezzetti di carta ci facciamo i fiori rosa e anche le foglie verdi. Ecco qua. Poi ci hanno mandato anche questa immagine che racconta di un albero di vite, la vigna, che produce l'uva con una gocciolina. Perché bambini, se andate a fare una passeggiata e passate vicino a un vigneto e vedete queste goccioline, non spaventatevi, non è la pioggia che sta per arrivare. Queste goccioline si chiamano le lacrime, il pianto della vite, ma è un pianto di gioia e di vita, perché vuol dire che quando il contadino va a potare, a tagliare i rami della pianta, escono queste gocce che sono le gocce della linfa, quel liquido speciale che serve a nutrire e a far vivere la pianta. E adesso che è primavera, dopo il riposo invernale, questa linfa, questa acqua speciale parte dalle radici nella terra e sale su lungo il tronco, arriva ai rami e servirà proprio per far uscire i germogli, per far uscire le foglie e più avanti in estate anche i frutti dell'uva. E quindi, bambini, se avete voglia, potete anche voi fare un po' di goccioline che escono dai rami della vite. E qua vicino, potete disegnare la nostra amica Pallalalla che salta, corre, rotola, fa un sacco di acrobazie come voi bambini del resto, proprio passeggiando in mezzo ai vigneti, in mezzo agli alberi, in mezzo ai prati dei nostri colli. E allora, bambini, davvero buona primavera, buon divertimento e vi mando un grandissimo saluto. Ciao bambini, ciao a tutti, ciao ciao!